Ben trovato ai nostri radioascoltatori. Come avete sentito, ci troviamo con la trasmissione Punto d'incontro e vogliamo tornare a parlarvi di un argomento su cui eravamo già stati, perché ci sono nuovi sviluppi. Vorremmo parlarvi infatti di Plastic Food, la mostra itinerante che porto oramai in giro da diverso tempo per Luigi Pozzi Monsignori e che parla del riciclo dei rifiuti. Ecco, verso la società del riciclo con Plastic Food Usa e Getta. Plastic Food Usa e Getta è l'ultima trovata del nostro Pozzi che porterà in giro appunto a Perugia, porterà a Perugia, vedrà una bella installazione nel capoluogo di provincia. Infatti installare Plastic Food in occasione dell'evento verso la società del riciclo, promosso dal Movimento Difesa del Cittadino di Perugia, associazione di consumatori, insieme al Coordinamento Regionale Rifiuti Zero, non è solamente un messaggio rivolto alla riduzione della produzione di rifiuti, ma anche un invito a ricevere il rapporto che abbiamo con le altre persone in maniera più vera e solida e di scrollarci di dosso questo vivere usa e getta per un futuro diverso. Dice Pierluigi Monsignori: siamo figli di un secolo usa e getta dove la logica commerciale di un rasoio si riversa inevitabilmente anche nelle nostre vite e sui nostri rapporti personali. Questo è quanto afferma ed esprime nelle sue opere il maestro Pozzi Monsignore. A mio parere, continua, il rasoio lo ha accompagnato per tutta la vita. Ogni momento lo usava, ogni giorno lo usava e nonostante fosse usurato dal tempo e dovesse ripararlo costantemente, lo teneva come un tesoro. Mio nonno è morto, questo è il rasoio del nonno di Pozzi, Monsignori. Mio nonno è morto e il suo rasoio è finito nel cestino, mentre noi siamo cresciuti con la logica dell'usa e getta. Scarti il rasoio, lo usi e lo butti, abituandoci al fatto che nulla si ripara e si riusa, partendo dalla capacità di amare anche il logorio del tempo. Una logica questa che, secondo l'artista Umberti Dese, Pierluigi Monsignori, si riverbera anche in tutti gli altri ambiti della vita, non ultimo gli affetti, e l'installazione Plastic Food Usa e Getta sarà in mostra nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 aprile 2013 nel chiostro maggiore dell'ex convento di San Domenico, in occasione della manifestazione verso la società del riciclo. Pierluigi Pozzi Monsignore è venuto a trovare i ragazzi della scuola di Montone, che hanno rivolto alcune domande, e lui molto gentilmente ha risposto a tutte le richieste dei giovani della scuola aretana. Ve la mandiamo questa intervista e chiudiamo lo spazio che abbiamo sempre dato a Pierluigi Pozzi Monsignori con questa sua ultima installazione, con questa sua ultima mostra, Plastic Food Usa e Getta. Plastic Food Usa e Getta è quello che ha da dirci in questi ultimi tempi, l'artista Umberti Dese. Ma lasciamo i nostri radioascoltatori con l'intervista. Io nasco come artista scrivendo poesie. Ho iniziato scrivendo poesie già dalla terza media. Ho pubblicato diverse cose, tra cui un libro di poesie. Poi ho continuato con la musica. Ho pubblicato 4 CD. Continuo a scrivere per altri gruppi musicali. E sono un fotografo, scultore. E amo l'arte a 360 gradi, cioè per me l'arte è come l'essere umano vive, cioè per me l'arte è vita, quindi no, io non sono un artista, siamo tutti artisti, quindi partendo da questo presupposto non scindo quello che è la mia vita artistica dalla mia vita normale, cioè vivo e sono come sono qui con voi ora. Poi col tempo mi sono molto avvicinato a tematiche sociali. Cioè, io credo fermamente che l'arte sia un canale di comunicazione preferenziale con il quale noi possiamo comunicare ciò che pensiamo alle masse, quindi a più persone. E in un momento storico delicato come quello che sta vivendo l'Italia, l'Europa e il mondo in generale, utilizzare l'arte per
comunicare dei concetti che portano, che riescono a portare una serenità nella nostra quotidianità, credo sia molto importante, ed è un appello che lancio sempre anche a tutti gli altri artisti oltre che me. Quali sono le ultime uscite di Plastic Food? Allora, le ultime installazioni che sono state fatte a Sondrio, a Genova, a Londra, a Bruxelles, in Brasile, e in altre parti d'Europa e in altre parti d'Italia. Ma quello che più, secondo me, è importante di Plastic Food è che è un'installazione di land art che in pratica riesce a comunicare significati diversi in base al luogo dove è contestualizzata l'installazione stessa. Vi parlerò oggi di un'opera che sarà esposta al Chiostro San Domenico di Perugia, ed è molto importante perché vi parla dell'usa e getta. Che cosa è l'usa e getta? Vostro nonno utilizzava, vi porto un esempio, mio nonno utilizzava un rasoio, un rasoio da barba, per fare la barba, ma era un rasoio di quelli vecchi, con la lama, e quindi tutti i giorni si faceva la barba, tutti i giorni facendosi la barba si tagliava, ovviamente, perché i rasoi di una volta erano abbastanza, non erano molto semplici come quelli di oggi, e tutti i giorni si faceva la barba ed era felice di farsi la barba, nonostante che ogni tanto ci scappasse qualche taglietto, questo rasoio si rompeva e quindi lui l'aggiustava, ci litigava spesso con questo rasoio. E io gli ho detto più di una volta: nonno, ma esistono gli usa e getta, prenditi un usa e getta. C'ha anche la cremina sopra, quindi ti tagli la barba e non ti ferisci più, oltre che non lo ripari perché lo compri lui. E lui mi ha detto: Piero, guarda, questo rasoio era di mio padre, quindi questo rasoio mi accompagnerà per tutta la vita. Io non risposi, lì per lì non riuscii nemmeno a comprendere quello che voleva dirmi. Poi, crescendo, ultimamente ho fatto una riflessione e mi sono detto: ma io sono un figlio del secolo dell'usa e getta. Cioè, la mia generazione è nata con l'usa e getta. Cioè, io sono stato fin dalla nascita abituato a comprare un rasoio, scartarlo, utilizzarlo, gettarlo, e non mai una sbucciatura, niente. Se al limite viene una sbucciatura, il rasoio si butta, si cambia, non si aggiusta, non si guarda nemmeno più il perché quel rasoio ti ha fatto quella sbucciatura. Questo, se noi andiamo a riportarlo nella nostra società contemporanea, ci porta a una riflessione automatica. Cioè, due persone oggi stanno insieme, vogliono percorrere la loro esistenza insieme, però vediamo troppo spesso, purtroppo, che alle prime difficoltà c'è un monte da superare, la coppia arriva, sale i primi tre gradini e si ferma. Uno della coppia scende e l'altro continua, mentre una volta si arrivava a quella montagna e si cercava insieme, dietro tantissime tribolazioni, di arrivare dall'altra parte. Ma arrivare dall'altra parte non significava magari comprare la Jaguar, la casa di turno, la barca o andare in vacanza, significava magari recuperare dei soldi per mangiare il giorno dopo. Quindi erano dei sacrifici enormi rapportati a quelli che facciamo oggi noi. Quindi quell'usa e getta che abbiamo imparato fin da piccoli, poi alla fine sto vedendo in tante situazioni che mi circondano che si riverbera anche nel nostro quotidiano, cioè anche nei rapporti che noi abbiamo fra di noi. Cioè, stiamo bene insieme solo fin tanto che abbiamo un qualche cosa da condividere di bello, ma al primo problema ci arrendiamo. Quindi Plastic Food a Perugia si chiamerà Plastic Food Usa e Getta, appunto. Perché? Perché voglio comunicare a tutte le persone che è bello stare insieme non solo per condividere dei momenti di gioia, ma anche per condividere dei momenti difficili, per godersi poi il giorno dopo quando si hanno superati questi momenti. Credo che sia importante, però, cioè, quindi vedete che Plastic Food non parla solo, non vi dice solamente non producete rifiuti per evitare che il nostro futuro sia sommerso da rifiuti, ma vi parla anche di questioni sociali, secondo me molto importanti. Nelle prossime settimane sappiamo che farà una mostra legata alle persone. Dove?
Come, quando la farà? Questa qui, okay. In pratica... Gestisce questa cosa da solo o ha qualcuno che l'aiuta? Allora, io questa idea è nata da me, però io oggi sono qui con voi, quindi io sto condividendo la mia idea con voi. Quindi è vero che mi trovo da solo a spostare queste installazioni in giro per il mondo, ma non mi sento più solo. Cioè, per me l'arte è condivisione totale, pura, gratuita. Quindi se io, venendo qui, riesco a cambiare in maniera positiva le vostre coscienze nei riguardi della produzione dei rifiuti, nei riguardi delle tematiche sociali che Plastic Food vuole esprimere, io non sono più solo. Quindi se la risposta è devi spostare da solo le presse, la risposta è devi fare l'installazione, la risposta è sì. Se invece Plastic Food ha un seguito di persone che lo sostengono, la risposta è sì, perché sono veramente tantissimi. Noi abbiamo fatto migliaia e migliaia e migliaia di contatti in tutto il mondo che sostengono moralmente, non economicamente, badate bene, ma solo moralmente, quello che è il progetto Plastic Food, e lo riportano in tutte le scuole del mondo e in tutta Italia. Pensa che il nostro futuro sarà come Napoli o ci aspetta qualcos'altro di diverso? Sinceramente credo che vi aspetterà qualcosa di peggio, cioè mentre a Napoli li vedrete per le strade e qui li troverete sottoterra. Come mai tutta questa avversione verso gli inceneritori, se questi potrebbero liberarci dalla spazzatura a poco tempo? Plastic Food non è contro gli inceneritori, come non è contro le discariche, come non è contro chi smaltisce i rifiuti. Il problema dei rifiuti siamo noi, cioè chi produce i rifiuti siamo noi, quindi se non volete discariche, inceneritori o chi smaltisce i vostri rifiuti, spetta a voi non produrre rifiuti. Se noi produciamo rifiuti è ovvio che ci vorranno discariche in futuro, inceneritori e quant'altro. Quindi Plastic Food non è assolutamente contrario a qualsiasi tipo di soluzione per smaltire i rifiuti, ma va contro la produzione dei rifiuti. Ecco il concetto innovativo di Plastic Food, è proprio questo. Io non sono qui a parlarvi di riciclata perché c'è già chi ve lo spiega. Plastic Food vi dice eventualmente come poter ridurre al limite i rifiuti, ad esempio con acquisti più sostenibili. Quando andate a fare la spesa magari da casa portatevi la sportina, preferite prodotti alla spina, cercate i mercati della terra che oramai si stanno aumentando nei vostri comuni, cercate nelle vostre pratiche quotidiane ciò che potrebbe ridurre la produzione dei rifiuti. Anche voi siete dei produttori di rifiuti, meno consapevoli perché magari non andate a fare la spesa, non cucinate, non vi rendete meno conto di una persona magari grande che guida la macchina, quindi anche solo accendere la macchina è un rifiuto, quindi fare 4 passi a piedi a volte serve per inquinare di meno. Considerate una cosa molto importante. La bicicletta no, la bicicletta è perfetta. Quindi considerate una cosa molto importante, che noi per creare la plastica impoveriamo paesi in tutto il mondo tutti i giorni. Cioè ci sono bambini come voi che muoiono di fame perché noi andiamo lì, prendiamo il petrolio, glielo rubiamo in pratica perché lo paghiamo veramente sotto costo, quindi sfruttiamo quelle persone, inquiniamo quelle zone lì perché normalmente sotto c'è il petrolio, sopra c'è il metano, bruciamo il metano perché ci fa scomodo trasportarlo, quindi generiamo CO2 e inquinamento in quei paesi, impoveriamo quei paesi, portiamo in Italia il petrolio, lo lavoriamo, creiamo la plastica, nel creare la plastica ricreiamo CO2 e considerate che va a finire né più né meno nell'incarto del vostro gelato. Cioè voi avete inquinato, distrutto mezzo pianeta per fare che cosa? Per andare da gelato a prendere il gelato, lo scarti, lo butti in incarto e lo mangi. Cioè la nostra società è diventata il compra e getta. Oggi con la crisi economica che viviamo nel nostro secolo in Europa, in Italia e nel mondo, capite benissimo da voi che non è più possibile pensare di andare avanti con un livello di consumo elevato in questo modo. Cioè non possiamo più permetterci di comprare e gettare ciò che abbiamo acquistato. Non ultimo, quella carta del gelato che gettiamo la ritroviamo nei rifiuti. Quindi rigeneriamo nuovamente CO2 per ritrasformare quella plastica. È allucinante, quindi cioè, capite da soli che magari è meglio un gelato sfuso rispetto a un gelato incartato con la plastica. La plastica è un polimero importantissimo, quindi non sono qui a dirvi che la plastica è sbagliata. La plastica è importantissima perché la utilizziamo in qualsiasi ambito della nostra esistenza, addirittura anche per parti anatomiche, cioè nel senso che
si fa il pacemaker, si fanno tantissime cose importantissime, quindi di conseguenza è un polimero importante e non credo che sia giusto comprarlo e gettarlo. Perché ha deciso di fare questo progetto? Perché ha deciso di fare questo progetto? Ho deciso di fare questo progetto perché? Perché ho una figlia, anche se non vive qui, vive in un altro paese. Perché io vivo in campagna da 18 anni e spesso e volentieri, io vado in giro a fare le foto per i boschi, e spesso e volentieri mi ritrovo a dover raccogliere l'immondizia abbandonata da altri. Cioè c'è qualcuno che prima di me passa con la macchina, anziché portare l'immondizia la lasciava lì, abbandonata al giro della strada. Io ero costretto a fermarmi mentre accompagnavo mia figlia a scuola, raccogliere l'immondizia di questo delinquente, tra virgolette, ma delinquente alla fine, caricarla in macchina e andare a portarla via al posto di questo qui. Quindi mi sono detto, se non voglio che domani questi boschi, queste mie terre che io amo, ed è l'Umbria, diventino esattamente come ho detto prima, come purtroppo già realtà che vediamo tutti i giorni nei televisori, nelle nostre TV, dobbiamo cambiare mentalità. E ho detto, io come faccio a far cambiare mentalità? Come posso io contribuire a migliorare questa cosa? Con l'arte. Perché con l'arte io comunico, quindi comunico a tante persone reagiscono alla mia comunicazione. Le è venuta l'idea da solo? Sì. Deriva da altre installazioni. Da quando è che fa questo lavoro? Allora, le installazioni di Land Art sono iniziate agli inizi del 2000 e ci sono state tantissime altre installazioni prima di Plastic Food. In pratica Plastic Food è l'ultima di una serie di tante altre installazioni. Ad esempio, una volta per Plastic Flower ho invitato dei ragazzi come voi a piantare degli ombrelloni di plastica, dei Plastic Flower, quindi dei fiori di plastica, in un campo. Questi bambini mettevano questi ombrelloni, erano 2 ettari di terreno, tantissimi ombrelloni, e questi ragazzi mi chiesero perché stai mettendo questi ombrelloni in questo terreno che non c'è nemmeno l'acqua, non c'è niente, è caldo, è inutile. Io ho detto, guarda, è molto semplice, sotto il tuo piede c'è una margherita, togli il piede, guarda la margherita, quella margherita ha un petalo rovinato. Tu cosa preferisci? Quella margherita col petalo rovinato o questo bel fiore di plastica? E lui mi ha detto, io preferisco la margherita. Anche senza il petalo è un fiore vero e profumato rispetto a questo che è plastica. E io ho detto, benissimo, se ti piace la margherita senza un petalo ti devi accettare per come sei. Che significa? Significa questo, che era un'installazione che io avevo fatto per togliere dalla mente delle persone giovani l'idea di cambiare parti anatomiche del proprio corpo per assomigliare alla ragazza che vedete in televisione o al ragazzo che vedete in televisione. Quelle immagini che vedete in televisione non sono altro che corpi plastici, finti. Quindi io dico, da fotografo, io posso affermare che è più bello un fiore con i propri difetti che lo rende unico, diverso da tutti gli altri, piuttosto che tanti fiori di plastica tutti uguali che non assomigliano poi a nessuno. Quindi di cercare di accettarsi con i propri difetti, perché i nostri difetti alla fine sono gli elementi che ci distinguono gli uni dagli altri. Eh sì, perfetto. Guarda. Quando ho capito che i rifiuti potevano diventare opere d'arte? Quando ho capito che l'arte era diventata un rifiuto. Cioè io ho visto centri per l'arte contemporanea pieni di opere, di presunte opere d'arte, che non comunicavano più. Quindi per me il rifiuto è quello che sta dentro i centri contemporanei oggi. Cioè quello che voi vedete nei centri per l'arte contemporanea, se non vi trasmette più niente, è un rifiuto. E ho fatto un esperimento, sono state diverse mostre nel mio paese e andavano poche persone a vedere queste mostre, quindi queste mostre inutili. Io ho inserito Plastic Food all'interno di un centro per l'arte contemporanea, quindi ho messo tanti rifiuti dentro un centro per l'arte contemporanea e ho fatto parlare di questa mostra tutto il mondo. Quindi ho detto, comunicano più la mia arte che sono rifiuti piuttosto che la loro arte che sono rifiuti. Lei ha delle foto qui di opere che ha fatto in passato? Tantissime, potete trovarle dentro il sito internet www.plasticfood.it. Vi posso dare qualsiasi immagine, video, ci sono anche tanti video e tanti riferimenti. Se scrivete il mio nome in rete, forse finite il mouse.
Un'ultima domanda, Pozzi, lo chiamo così perché siamo amici, ci conosciamo da parecchio tempo. Pierluigi, ti chiedo, tutto quanto oggi si va facendo, si fa con la politica, se i politici non sono d'accordo non si fa niente. Come si sta muovendo la politica di fronte alle tue provocazioni e cosa dicono i politici riguardo a quello che tu proponi, se puoi dircelo? È molto semplice, la politica ha paura, è molto spaventata da persone che non riesce a gestire. Da sempre la politica ha paura di quello che, come ve lo spiego, chi ragiona con la propria testa non piace alla politica, tutto lì. E io non sono un politico e Plastic Food non ha mai avuto affiliazioni politiche, proprio perché il problema dei rifiuti appartiene a tutti. Quindi Plastic Food ad esempio è stata ricevuta dal Ministero dell'Ambiente, che era Corrado Clini, è stata ricevuta dal Presidente della Camera, che era Gianfranco Fini, ma per me non rappresentano personalità politiche, rappresentano uno il Ministro dell'Ambiente, l'altro rappresenta il Presidente della Camera, cioè non rappresentano per me figure politiche, perché l'ecologia, come l'arte, non è appannaggio di un singolo partito o di un singolo, ma è appannaggio di tutti e deve essere appannaggio di tutti e deve essere conservato così. Cioè l'ecologia appartiene alla destra, alla sinistra, al centro, a qualsiasi abitante del nostro pianeta, come l'arte del resto. Grazie Pierluigi Monsignore di cuore.